Ciao amici di Gorizia TV, eccoci qua con il 17° premio Santi Ilario Tazziano, è stato dato a Leo Teraneo e al dottor Busatto. Siamo al Palazzo de Grazia, dove che ha soggiornato Napoleone Bonaparte. È stato restaurato, è stato tutto fatto, e qua c'era la scuola di musica e la scuola di musica se n'è andata, è stata mandata a spasso. Bene, comunque adesso qua siamo a questo bellissimo premio, adesso andrò a intervistare questo grandissimo, qua abbiamo questo grandissimo Leo Teraneo, questa è una persona che ha fatto professore. So che anche quest'anno, adesso in questo periodo, dovrebbe festeggiare anche gli anni, perché lei, essendo dei pensi, grande lavoratore. Senta, io non dovrei dirlo, però è giusto il premio a Leo Teraneo, che ha dato veramente tantissimo a questa città, allo sport. Lei cosa mi può dire, signor Leo? Intanto ti ringrazio perché mi hai detto che meritavo sto premio. Io cosa posso dire? Io devo ringraziare sì, perché ho avuto la possibilità per fare queste cose qua. Dopo ci abbiamo messo anche noi del nostro. Esatto. Però sì, con tutti i collaboratori, con tutta la gente, con tutti i tifosi, con tutti, eccetera, è stato anche più facile. Ci siamo impegnati, abbiamo avuto i risultati e spero che tutti siano contenti. Veramente, perché io ho filmato tantissimo Leo, anche dall'inizio con la signora Mirella, quando ancora dovevano salire. Poi la partecipazione della famiglia a queste cose qua è stata per me un motivo talmente di cuore che non mi potevo fare. Sono stati veramente dei grandi collaboratori e la famiglia è una cosa importante. Però che adesso continua con il basket in carrozzella. Quello non lo voleremo mai. È guai se no. Senta, vuoi fare un bel saluto anche a noi, che noi festeggiamo 20 anni, signor Leo? Alla vostra televisione sì, tanti auguri per i fissamenti di 20 anni, spero che andate avanti ancora 20 anni, veramente siete delle brave persone, bravi tempi, ci avete sempre aiutato e collaborato e vi ringrazio davvero. Cioè, grazie a lei e buon lavoro. Senti, cosa puoi dire questo premio? Saluto il grande Leo, qua abbiamo il fratello, a un attimo, prego. Però in quell'epoca non aveva dato una mano a nessuno per andare avanti. Sentiamo Flavio Teraneo. Tanti anni, quindi diciamo meritava, però devo dire che anche il grande fratello era sempre dietro e noi sai che eravamo sempre, abbiamo sempre gestito e filmato i vostri servizi. Certo. Sono stati anni bellissimi, la promozione e tutto il resto, però qui si parla anche del discorso lavorativo e quindi ben bene a questo premio. Vuoi che ti dico, 97 noi Gorizia TV festeggia 20 anni. 97 festeggia i 20 anni del 98 abbiamo vinto il campionato. Ah, 98 voi. 97 abbiamo fatto la finale, 98 abbiamo vinto il campionato. Ecco, perciò ci siamo vicini, noi 20, voi 19, no? Bene, facciamo gli auguri anche a noi. Siete sempre stati presenti e anche bravi nel servirci e di commentare tutte le nostre vittorie. Senti, grazie Flavio. Ciao Flavio, buon lavoro. Bene, saluto il grande Flavio e qua abbiamo la grandissima Mirella del segno dei gemelli. Bene, allora comunque gemelli e pesci, proprio un abbinamento speciale, saltiamo il grande Leo e vogliamo dire, devo ripetere, che in quell'epoca quando c'è stato, come non aveva dato una mano a nessuno. Andiamo con il consigliere Ziberno. A Gorizia? Ci mancherebbe altro, io ho fatto sport fino all'età di 20 anni, sono due discipline sportive contemporaneamente, il grande sport. Sì. Il grande sport deve essere compatibile con le risorse, il grande sport a milioni di euro. Non è, visto che l'ente pubblico non può dare soldi, non può sponsorizzare, i tribunali siamo ricchi di amministrazioni municipali che cerchiamo in qualche modo di dire non è un contributo, un abbattimento alle spese, perciò se un privato riesce a raccogliere i soldi per una squadra che possa militare in Serie A, bene. Io rammento però che io 10 anni fa, prima che scomparissero, mi pare che la pallacanestro è scomparsa nel 98, sì. 9, no, 97, 98, perché sì, 98 c'è stato il premio. 98-99, esatto. Ti ricordi quando tu dice no, ci sarà un azionariato popolare per salvare, si è raccolto con una gran campagna promozionale, si è raccolto 4 lire. C'è una cosa imbarazzante. Scusi, 4 lire, ecco. Cioè, come vedi non ci sono risorse, è la nostra è una città di 32 mila abitanti. E come dice il consigliere Ziberno, naturalmente non abbiamo i numeri, come dice anche il sindaco Ettore Romoli, non abbiamo i numeri,
ma non abbiamo neanche le persone che sanno comandare lì in regione. Potevamo avere tante possibilità, ma però mi sa che veramente ormai questa città è stata veramente svenduta. Io la chiamo svenduta perché ormai anche la Camera di Commercio ha detto presidente, non c'era il presidente, scusate, è vice, non c'era il presidente della Camera di Commercio. Saluto il grandissimo Piozzo della Fondazione Carigò, saluto alla prefetto di Gorizia e saluto veramente tantissima gente. Qua c'era la scuola di musica del grande, qua abbiamo il sindaco, ex sindaco e consigliere regionale Valenti, che era in quell'epoca con la famosa dinamica. Ecco, qua abbiamo l'arcivescovo, il presidente Chiozza, Leo Terragno e il sindaco Ettore Romoli. Però devo dire che in quell'epoca, quando c'era la dinamica che aveva vinto il campionato, che era andata 1-1, nessuno si era fatto avanti per dare una mano e c'è stata l'inaugurazione del palazzetto. Ecco il direttore dell'orchestra che porta avanti i bambini. Bene, comunque non aveva dato una mano a nessuno. Allora andiamo a sentire, ecco, il direttore di Voce Giuntina. Da 17 anni ormai la città esprime il proprio ringraziamento a delle persone che ne onorano il nome. Bene, ecco l'arcivescovo Radaelli, speriamo che non sbaglio. Io saluto sempre il grandissimo arcivescovo De Antoni, grande personaggio per me, scusate, per me era un grandissimo personaggio. Bene, adesso andiamo invece con le premiazioni di questo premio Sant'Ilario Tassiano. Io mi ricordo che ho fatto tantissimi premi, c'è Maragoni, c'era il grande, come detto, il premio Nobel sociale, intervistato, ecco, devo dire veramente c'è anche il grandissimo allenatore Reia, saluto la sua signora veramente grandissima, la moglie di Reia, di Lucinico. Ecco, saluto la grandissima Mirella Aguzzoni e adesso andiamo con il saluto del sindaco e le motivazioni del premio di Sant'Ilario Tassiano. Dal decano ed è composta dal parroco del Duomo, che rappresenta la cultura, dal presidente del Consorzio per lo sviluppo del polo universitario, dal presidente della Camera di Commercio, dal presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia. La parola ora al sindaco. Mi ha fatto piacere sentire adesso l'arcivescovo che ha ripreso l'omelia che ha tenuto stamattina, lasciatemi usare questo termine, a favore dei propri cittadini. Ecco. Quindi adesso io non mi soffermo su questo momento, nel momento in cui leggerò le motivazioni aggiungerò qualcosa, ma l'importante è che oggi questa, la presenza di tanti cittadini di Gorizia dimostra che anche questa volta, caro decano, abbiamo azzeccato l'indicazione dei premiati, cioè persone alle quali la collettività riconosce dei meriti particolari, dei meriti che vengono oggi esaltati e premiati. Grazie. Molto a questo premio sia stato il cercare sempre delle location che fossero delle location cittadine. Quindi l'impegno, o buttiamo giù un muro e riusciamo a fare più grande questa sala, oppure dovremo trovare un luogo ben più partecipe. Non era scontato. La motivazione è questa, il dottor Giannino Busato, per l'intensa attività medica e di studio che con passione, umanità e infaticabile energia ha posto in essere al servizio della comunità goriziana, offrendo inoltre le sue esperienze professionali alle popolazioni dei paesi in via di sviluppo. Questo consegno quindi il premio che il festeggiato ha voluto, ed è un bel gesto, dividere, come peraltro ha fatto anche Leo Terragno, con la propria moglie, per gli aiuti che ha avuto nella sua vita. Le passo la parola. That's it.
rispetto l'ego. Sono tante cose che mi verrebbero dal cuore, ma per rispetto l'ego. Ed uso che ogni premiato, che sia grande o che sia piccolo, deve fare un discorso e allora voi porterete un po' di pazienza. D'altra parte, quelli che mi conoscono sanno che sono quelli dei discorsi. Prima di tutto, ci sono tanti sentiti ringraziamenti a tutti coloro che, confluendo sulla commissione, hanno pescato proprio il mio nome fra tante persone meritevoli, ce ne sono davvero tante. Quando mi è stato proposto questo riconoscimento, la mia prima reazione è stata ovviamente quella di commozione. I vecchietti sono facili alla commozione. Poi mi sono ripreso perché ho riflettuto. Non è un riconoscimento alla persona. Perché l'azione della persona isolata, se mi permette di dire, l'azione della persona isolata, che è un po' di tremito anche, appoggio questo e le reggo il microfono. Oh, che bravo. No, è l'emozione, non però. Ecco, l'azione della persona isolata non esiste. È la confluenza delle azioni combinate di tante persone. E queste persone di volta in volta si congegnano insieme tra di loro in una stretta rete che usiamo chiamare comunità, troppo spesso altra parola abusata. È un deficit della commissione, secondo me, perché se pensate, questi due... Ma io volevo solo, prima di procedere, c'è un premiato di qualche anno fa che è in sala e direi lo saluto volentieri. Eccolo qua, l'allenatore Reia e la moglie, eccoli qua, io ci vedo pochissimo, non mi arrivo, è sempre più giovane, il giovanotto, e adesso andiamo con la prefazione, praticamente qua c'è il cugino che dava le bistecche al grandissimo Leo Terragno, perché lui piace molto correre, io l'ho filmato a Gorizia, sempre l'ho filmato a Gorizia per la gara tricolore dove c'era il grandissimo Moser, li ho filmati insieme, che sono andati in bicicletta transfrontaliera, è una cosa particolare in quell'epoca, devo dire che ho una marea di filmati del grandissimo Leo Terragno con la sua famiglia, io ho anche cose che ho fatto delle feste, ma adesso metteremo in digitale, ecco qua Leo con le sue piccoline, io ho le sue piccoline anche che avevano 12 anni, guardate un po', ho 30 anni di archivio io della città, diciamo, qua abbiamo, ecco, allora devo dire che questo grandissimo personaggio che ha dato veramente lustro a questa città di Gorizia, in quell'epoca praticamente non è stato aiutato e lui ha dovuto cedere la sua parte, hanno preso degli altri, come dopo alla fine c'è stata una baraonda e poi hanno raccolto dei soldi per finanziare il basket, hanno raccolto quattro spiccioli, alla fine come dice il sindaco, come dice Ziberna, non abbiamo i numeri, non c'è schei, non possiamo portare avanti una squadra che costa tantissimo. Bene, allora lascio la canzone, qua c'è, e dopo ci sarà anche il saluto di un grande personaggio che non mi viene in mente il nome, il grande capitano Riva, eccolo là.
Adesso ci sarà anche i saluti di Banfi anche, poi di Moser, comunque tantissimi personaggi. È nato dal nulla, dico io, questo personaggio, perché l'ha detto a lui, lui era capo reparto. Ecco Riva. Voglio solo ringraziarti perché vi ha permesso, ormai qualche anno fa, non facciamo degli incontri, di vivere delle emozioni particolari. Fu una vittoria incredibile perché, sai, fare la promozione è qualcosa di indescrivibile, ma più che l'aspetto sportivo mi piace ricordare l'aspetto umano, ovvero di naturalmente l'occasione, l'opportunità di conoscere meglio te e la famiglia, ma soprattutto anche la tua natura. Quindi dentro di me servo tanti bei ricordi, ma oggi festeggiato sei tu il numero uno, ma penso che sei una persona, questo testimonia che sei una persona veramente super, particolare, unica. Ciao Leo, complimenti. Moser! Poi l'ho voluto fare anche il presidente del Corinthia Pallacanestro, dopo, siccome io facevo il vino, ha preso anche il Castelvecchio e anche lui fa il vino. E poi sua moglie, in un'asta di beneficenza, l'ho portato la mia bici del Giro d'Italia che aveva donato, non so, adesso non si ricordo, per la ricerca del cancro, credo. E insomma abbiamo passato tante cose assieme. Credo che sia una persona eccezionale che meriti questo riconoscimento della città di Lorizia, mi vuole dare, io lo bisogna anche dire, perché li ho intervistati, ha portato il Giro d'Italia qua a Gorizia e poi sono partiti da Gradisca, c'era anche Pantani, ho filmato io. State assolutamente esaustive come quelle in sala, anche quelle che abbiamo visto in video, però ci deve dire qualcosa, perché io vorrei dire questo di Leo Terragno. È un grande industriale, è stato un grande industriale, lo ha dimostrato nella sua vita, però Gorizia soprattutto lo ricorda come il presidente che ha portato la pallacanestro goriziana a dei livelli che nessuno aveva mai fatto, e dopo di lui il deserto. Ecco, e quindi vorrei che dicessi due parole di quel sogno che hai dato alla città in quelle occasioni. Mettete un po' in imbarazzo. No, intanto voglio ringraziare i membri della commissione per questo premio che è stato molto gradito. Parlo un po' di pallacanestro. Allora, per la pallacanestro, visto che il sindaco vuole sapere la mia opinione, eccetera, che forse già sanno tutti, quando abbiamo preso la società che era in B, in A2, in B, e l'abbiamo portata in A1, alla fine c'era un progetto, e qua è presente anche Caimero che sosteneva questo progetto, ma purtroppo le cose sono andate finite. Anche se era già il 1998, si parlava già di Europa, era giusto pensare anche a una squadra regionale con tutti i soldi che noi eravamo in A1, Trieste era in A2, Udine era in B, Pordenone era in C, c'era la convergenza su tutti questi desideri. Purtroppo le cose sono andate così e niente, insomma, non abbiamo avuto nessun risentimento nei rimpianti, forse sì, perché si poteva fare qualche cosa di diverso. Purtroppo la vita, certe cose magari te le prende in un senso e non possiamo magari dimenticare il passato, ma il futuro adesso è molto difficile farlo.
Ricordo, penso che tutti ricorderanno la serata della partita contro Trieste, che veramente lo stadio, ecco, si ricordano tutti, ecco, quindi cosa dire, lo sport è, però non abbiamo dimenticato il discorso dello sport della pallacanestro, perché teniamo viva sempre e non dimenticheremo e non lo lasceremo mai la società sportiva Nord-Est di Gradisca di Giorgio, dove io risiedo, e che faremo di tutto per portarla ancora quest'anno in Milano. Quindi anche con l'aiuto di altri sponsor, e cito in essere la Segafredo di Zanette, che è ritornata nel mondo dello sport, ma veramente con grande entusiasmo, e pensiamo di fare di questa squadra una squadra che sia l'unica squadra, se va in A1, che è in A1 della pallacanestro. Quindi nel basket siamo ancora presenti, so che mia moglie ha creato questo discorso qua perché ha conosciuto un orario. Bene, diciamo che qua si è emozionato, qua c'è la grandissima moglie, la signora Mirella, che io ho filmato dall'inizio, la squadra. Andiamo sempre su Reia e la grandissima moglie. Infatti sono grandi uomini con grandi donne, è inutile quello dire, eh? Grandi uomini con grandi donne. Andiamo avanti, c'era questo insieme anche, no? Ecco Flavio. Ecco, volevo citare anche quello che ha fatto prima Giannino, dicendo, parlando del papà e della mamma. Io voglio ricordare anche i miei nonni, perché se leggo le poesie di Ungaretti, e dove cita l'illumino di immenso, la luce di tante cose me l'hanno dati i miei nonni, materni e paterni, perché vivevo una grande corte, e la pazienza e l'amore che loro avevano nei confronti dei piccoli, eccetera, è una cosa che è rimasta dentro e ho cercato di trasmettere a tutta la mia famiglia. E dopo voglio ricordare mio papà e mia mamma, che si chiama Rina e Carlo, e il papà Antonio e la mamma Angela di mia moglie, che veramente queste cose ce le ha messe dentro di qua, quindi adesso non riesco più a parlare. Che è scritta molto in grande, perché io ci vedo sempre meno. Allora c'è scritto: a Leopoldo Terraneo, perché grazie alla sua lungimiranza e alla sua intraprendenza ha fondato alcune fra le maggiori aziende imprenditoriali del territorio, producendo tessuti innovativi esportati in tutto il mondo, e perché per tanti anni, con passione, coraggio e abnegazione, ha regalato a questa città l'indimenticato e indimenticabile sogno del grande basket, sempre riservando un'attenzione particolare alla storia e alla cultura del goriziano. Grazie. Bene, ecco la consegna del premio, qua ci sono tanti scatti che la ripresa viene un po' schermatizzata. Bene, ecco qua. Allora adesso ci sarà questo insieme tra la signora Mirelli parlando del poeta Ungaretti, perché Ungaretti era nella loro collina e adesso gli hanno chiesto come mai si è fermato Gorizia. Adesso lui dirà un attimo un po' la storia, però io ho dovuto tagliare dei pezzettini, ecco. Adesso sarà questo richiamo di questa bellissima famiglia. Sì. La passione per lo sport, di quei figli che veramente sono impensabili. E io, essendo appassionato di andare in bicicletta, mi allenavo andando su San Michele, facevo le salite perché non c'era. E un bel giorno vidi questa grande proprietà, e mi dico, ma chi ci sarà, chi ci sarà, ci sarà. Abbiamo pensato di scavalcare la rete, eccetera, per andare dentro a vedere, e così abbiamo.
abbiamo seguito le vicissitudini di questa azienda che è andata all'asta, siamo andati all'asta e l'abbiamo presa nel 1988. Ormai il Gheretti è diventato per voi una persona di famiglia, avete aiutato veramente a riscoprirlo. Allora, visto che io ero molto preoccupato della domanda su Gheretti, perché ci siamo si è preparato, però chiedo prima alla signora, cioè cosa vi ha insegnato Gheretti? Cioè la vostra famiglia, Gheretti in questi anni, cosa avete? Dunque, Gheretti non è che sia, come dire, entrato nella famiglia di botto, è entrato passo dopo passo, perché mai nulla è un caso, no? Io sono convinta che ogni giorno abbiamo un tassello che mettiamo all'interno del nostro mosaico, che è il nostro percorso, e io tassello dopo tassello sono arrivata a Gheretti. Quando nel 2006 ho deciso, cioè il fato ci ha portato a Castelvecchio, lui dice la bicicletta, giustamente. E a Castelvecchio ci siamo arrivati nell'87, ma poi di fatto noi abbiamo preso in mano la società dal 2006. E dal 2006, nel momento in cui sono entrata perché dovevo sistemare degli ambienti. Ho detto, prima di farlo devo un attimo conoscere la storia. E qui vengono fuori delle testimonianze incredibili, perché questa proprietà è della Torre di Valsassina, lo stesso luogo dove è nato il nostro caro arcivescovo, più o meno vicino. Io sono dalla Valsassina, vicino alla Valsassina, e dico che è strano che io devo sistemare le carte della Valsassina in questi punti. Dopodiché trovo la grande guerra, cioè andando a cercare, a fare ricerca, trovo che lì è stato un posto molto importante dove sono svolte 6 battaglie, 300.000 soldati sono morti, eccetera, eccetera. Poi trovo. Bene, devo dire che io devo tagliare un po' perché sennò mi è troppo lunga la storia. E adesso qua c'è questa scuola diretta dal maestro, che adesso non mi viene in mente il nome perché io ho tutto a memoria, non riesco a leggere, per forza ho tutto a memoria. Ascoltiamo un attimo. Dopo andremo a intervistare anche Don Sergio, lo chiamo Monsignor Sergio, grande calciatore. Adesso ci sarà anche il grandissimo personaggio, il buttafuori del comune, eccolo lì con la sua grande moglie, andiamo a intervistare Don Sergio. Abbiamo uno dei più grandi personaggi che Gorizia conosce, Gorizia TV anche, perché lo conosce da tantissimo anno, lui sempre vicino allo sport, mi diceva il mio speaker, è anche grande calciatore, cosa ci può dire Don Sergio? Che i premi che vengono consegnati sono sempre a memoria di una squadra vissuta da queste persone. Lui è capace di fare la storia per scoprire il pugilato della città di Gorizia, sempre. E questo sì è importante. Io so che lei ha portato avanti il Vizzari, ha fatto tantissime cose, noi gli facciamo anche tanti complimenti, però voglio ricordarle che noi quest'anno festeggiamo 20 anni, Monsignor Sergio. 20 anni di TV, il programma nostro 20 anni. Beh, una piccola tappa, vi auguro un cammino più lungo ancora lungo. Senta, le faccio un saluto e buon lavoro per futuro. Salve. Salutiamo Don Sergio. Così, due imprenditori potenti, eccoli qua. Due grandissimi imprenditori, la signora, ecco qua i due fratelli, la signora Mirella Guzzoni è il grandissimo imprenditore e il fratello Flavio con Leo Ferrari. Qua c'è un brindisi questo premio a questi due premiati. Saluto la grandissima moglie del grandissimo presidente Chiozza, un grande salutone.